fatemi un segno, sempre voi di Facebook, se mi sentite e se mi vedete. Speriamo di sì, e se no ci spostiamo tutti su YouTube. Vediamo. Oh, finalmente ci sono. Ci siamo, perfetto, meno male. Ok, bene. È un buon segno. Quindi di nuovo benvenuti sulla pagina Viso in Forma qua su Facebook. Ce l'abbiamo fatta, non so come mai c'erano questi problemi tecnici. Su YouTube non ci sono e mi stanno guardando già per 10 minuti che sto risolvendo il problema di connessione, però adesso sembra che ci siamo. Benvenuti ad una nuova puntata qua su Viso in Forma, sulla pagina Viso in Forma, e come promesso oggi ci alleniamo, quindi di nuovo tenuta un po' più sportiva. Vi ho detto di munirvi di specchio e di qualche attrezzo, perché faremo anche un massaggio dopo, ad esempio un attrezzo come può essere un pennello da trucco che abbia una punta che non punga e che non graffi e che non tagli, oppure anche la stanghetta degli occhiali va anche bene, o chi ce l'ha può usare anche gli attrezzi di Enchan per il massaggio, ok? Allora, vediamo, adesso dovremmo esserci, perfetto. Bene, ben collegati. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Scusatemi per questo piccolo problema tecnico. Purtroppo, dicevo a quelli di YouTube, queste sono, siccome si tratta di diretta, non si sa mai cosa può accadere e a volte la tecnologia può disturbare, ma non sono l'unica io imbranata, cioè non è fatto di imbranataggine, diciamo, può capitare e seguendo anche le dirette di altri vedo che anche agli altri ogni tanto capitano queste difficoltà. L'importante è che comunque adesso funzioni e quindi possiamo fare il nostro allenamento insieme. Avete ripassato gli esercizi? Perché rifacciamo, l'allenamento consisterà con gli esercizi che vi ho insegnato fino ad oggi e quindi questo sarà l'allenamento della durata circa di 10 minuti, circa 15 minuti. Ok, benissimo, ci siamo. Allora, perfetto, quindi assicuratevi di avere lo specchio davanti a voi perché è importante guardarsi e osservare di fare l'esercizio in modo corretto, ok? E niente, io direi che iniziamo. Oh, mettetevi comodi sulla sedia, potete anche appoggiarvi sullo schienale e iniziamo a fare dei cerchi con le spalle indietro lentamente. Inspira e fuori l'aria. Inspira e ancora uno e ancora avanti. Inspira. E fuori l'aria. In e in e fuori l'aria. Adesso giriamo la testa verso un lato, lentamente giriamo la testa e solleviamo verso l'alto in modo da allungare un po' il collo e teniamo qualche secondo in questa posizione, ritorniamo giù. E lentamente ritorniamo in centro e andiamo ancora dall'altro lato, lentamente e su, girando solo la testa, le spalle rimangono dritte. E ritorniamo lentamente in centro, lentamente ancora una volta. Giriamo verso un lato, su, in modo da allungare il collo. E ritorniamo lentamente giù verso il centro e ancora dall'altro lato su, allunghiamo, respira e torniamo giù e in centro. Adesso facciamo 10 volte why. Why, why, why. Why, 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 why? E ancora yau, yau, yau. Non muovere la parte sopra, yau, 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 e yau. Ok, ora iniziamo con il lifting del viso e faccio partire l'allenamento.
Fai la O stretta e lunga, tira dentro entrambe le labbra e solleva le guance. Cerca di spingere bene sulle guance, mantenendo però la strettezza della O. Quindi allunga bene la O, tira dentro le labbra, e ovviamente fa attenzione se hai problemi con la mandibola, e respira. E cerca di mantenere tutte queste posizioni, ancora due e uno, e stop. Picchietta un po'. Qualche secondo di riposo, lo rifacciamo. Quindi O lunga e stretta, entrambe le labbra in dentro, così. E adesso, mantenendo questa posizione, solleva le guance come se volessi sorridere. E quando fai tutti questi movimenti, fai attenzione, guardate allo specchio e presta attenzione che non stia corrugando la fronte, che tu non stia strizzando gli occhi e che non stia allargando la bocca. Cioè cerca di mantenere e concentrarti a fare bene tutte le posizioni. E ancora due e uno e stop. Ancora una ripetizione. Quindi O lunga e stretta. Entrambe le labbra tirate in dentro e solleva le guance. È importante osservarsi allo specchio proprio per intanto osservare se fai bene gli esercizi e poi nel caso ti si formi qualche pieghetta ai lati della bocca oppure al lato dell'occhio, posiziona le mani per mantenere la pelle distesa durante l'esercizio. Respira e stop. Adesso facciamo il lifting delle sopracciglia. Quindi o con le dita o O con così. il tallone delle mani, spingi in su le sopracciglia e verso l'esterno per stirare la zona glabellare. Mantieni questa posizione e adesso inizia a spingere in giù con la fronte come se volessi arrabbiarti. E la fronte spinge in giù tutto il tempo, e così come spingono le dita o le mani in su tutto il tempo. Quindi abbiamo queste due forze contrapposte. I gomiti li puoi anche appoggiare al tavolo, sulle ginocchia se vuoi. Tieni giù le spalle, non contrarre il collo, e ancora due, e uno, e stop. Rilassati qualche secondo. Rifacciamo l'esercizio, quindi puoi usare o le dita o i talloni delle mani per spingere in su le sopracciglia, quindi spingi in su le sopracciglia e aprile anche verso l'esterno in modo da stirare la zona tra le sopracciglia, appunto, e spingi contemporaneamente giù la fronte. Puoi chiudere anche gli occhi se ti è più facile percepire la fronte che spinge in giù. Cerca di bilanciare le due forze in modo che sia la fronte che la spinta verso l'alto siano 50-50, quindi attenzione a non essere troppo forte con la fronte, altrimenti rischi di corrugare la zona tra gli occhi. E due, e uno, e stop. Qualche secondo di riposo, se per caso non vedi un po' annebbiato, è normale. E ancora l'ultima ripetizione, quindi o in un modo o nell'altro spingi in su le sopracciglia e verso l'esterno, immagini questa posizione, e ora spingi con la fronte verso il basso. E ovviamente ci sono le dita o la mano che te lo impediscono, quindi devi sentire una resistenza, una controforza. Stiamo Respira, non perdendo quelli di dimenticarti YouTube. di continuare a respirare. Le spalle tienile rilassate giù. E ancora due e uno e stop. E adesso. Scusatemi se interrompo un attimo, visto che ho perso quelli di YouTube, non so come mai, li recupero un attimo. Voi intanto fate riposare un po' gli occhi, perché in questo esercizio, quando stringiamo gli occhi, può succedere appunto che dopo qualche secondo non vediamo. Allora, vediamo come si recupera adesso la diretta di YouTube. Allora, niente, mi compaiono le pubblicità di YouTube, che fastidio. Ok, vediamo se riusciamo a recuperarli e se no pubblicherò questo allenamento che abbiamo fatto qui, non è un problema. Allora, vediamo se riusciamo a recuperarli. Niente, mi sa che non riusciamo a recuperare. Pazienza.
Il bello della diretta, fino a prima avevo problemi con YouTube, invece adesso pare che ci sono problemi con Facebook, cioè vediamo, no, niente. Ok, ricominciamo. Allora, siamo rimasti con l'esercizio degli occhi. Andiamo avanti. Facciamo l'esercizio schiacciatempie, quindi posizioniamo i palmi delle mani sulle tempie così, in modo da includere anche il sopracciglio, la punta delle sopracciglia, le dita le puoi appoggiare sulla testa e adesso premi verso l'interno, cioè schiaccia sulle tempie e con le mani tira indietro e in su, in modo da tirare anche la coda dell'occhio. Mantenendo questa posizione, chiudi gli occhi. E tienili chiusi tutto il tempo, cioè stringili, mettici un po' di forza nella chiusura degli occhi, non troppa, altrimenti rischi di corrugare la zona tra le sopracciglia, quindi e andare ad accentuare di più le rughe tra gli occhi. Le spalle tienile giù, e ancora due, e uno, e stop. Muovi un po' le spalle perché in questo esercizio si tende a sollevare le spalle e a metterle in tensione. Quindi muovile un po' e rifacciamo l'esercizio. Quindi di nuovo mani sulle tempie, premi verso l'interno e tira indietro e in su con le mani. E adesso chiudi gli occhi e tienili tutto il tempo chiusi. Quindi una forza tira indietro, l'altra forza tira in avanti. Questo esercizio lo puoi fare anche in posizione orizzontale, quindi da sdraiati, oppure con la testa appoggiata, proprio per non andare a sovraccaricare le spalle e il collo. Respira e stop. E abbiamo ancora una ripetizione. Muovi un po' le spalle. E di nuovo mani sulle tempie. Premi. E tira indietro e in su e poi chiudi gli occhi e tienili chiusi mentre le mani tirano tutto il tempo indietro. Respira, concentrati sulle mosse. Tieni le spalle abbassate e ancora 3, 2, 1 e stop. Fa due cerchi indietro con le spalle. E due in avanti. Adesso chiudi la bocca, cioè come per dire M, solo che tiriamo in dentro le labbra così. E ora inizia con la bocca chiusa a sollevare gli angolini su 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 su, tenendo le labbra serrate. E adesso mantenendo questa posizione con gli angolini che spingono tutto il tempo in su, premi con le dita ai lati della bocca così. E tieni tutto il tempo premuto sugli angoli della bocca e gli angoli della bocca devono continuare a spingere. Questo è un ottimo esercizio per mantenere proprio tonicità nel labbro superiore, ma anche per tenere gli angoli della bocca volti verso l'alto. Respira, questo lo teniamo qualche secondo in più rispetto agli altri esercizi. Non strizzare gli occhi perché in questo esercizio sorridiamo, ma non è che devi per forza strizzare gli occhi e stropicciarli. Tieni ancora un po' e gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e stop. Muovi un po' le labbra se sono affaticate e lo rifacciamo ancora una volta. Quindi labbra unite e adesso inizia a sorridere, a sollevare gli angoli della bocca il più possibile su, cerca proprio di spingere le guance con gli angoli della bocca e adesso premi sugli angolini con le mani, con le dita e fai pressione tutto il tempo. Gli angolini spingono in su tutto il tempo, così. E cerca di non staccare le labbra. Dopo un po' gli angolini dovrebbero iniziare a bruciare, questo vuol dire che stai lavorando bene. Respira, continua, gli angolini continuano a spingere in su le guance.
Le labbra sono serrate, non aspirare dentro l'aria, solo appoggia le labbra l'una sull'altra. E ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e 2, e 1, e stop. Ok. E adesso facciamo l'esercizio per la palpebra inferiore. Quindi attiveremo la palpebra e premeremo su con le dita, Ti ricordi? oppure con un dito, come preferisci. Allora, attiviamo la palpebra, così, e adesso sulla palpebra attiva premi o con un dito o con le dita. Così. Respira e tieni ancora 4, 3, 2, 1 e stop, e molla. Questi esercizi sono della durata breve. Ancora, attiva la palpebra e premi e tieni 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Qualche secondo di pausa e di nuovo attiva la palpebra e premi o con l'indice o con tutte le dita, premi e tieni 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ancora. Quindi di nuovo attiva la palpebra e premi sulla palpebra e tieni premuto 5, 4, 3, 2, 1 e stop. E l'ultima ripetizione, quindi quando attivi la tieni la palpebra tutto il tempo attiva, attenzione a non corrugare la zona glabellare. E gli occhi puoi o chiuderli o comunque l'importante è tenere la palpebra attiva. Quindi attiviamo la palpebra e premi sulla palpebra con le dita o con solo l'indice. E ancora 5, 4, 3, e 2, e 1, e stop. Com'è andata? Gli esercizi sono finiti, adesso ci scaldiamo bene, 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 bene le mani. Scaldale bene finché non le senti belle calde e le appoggiamo sugli occhi, così. Puoi anche incrociare le dita se preferisci, comunque copri bene con i palmi delle mani gli occhi li tieni chiusi. Non deve entrare luce, quindi assorbi il calore, respira e cerca di rilassarti. Respira. E adesso ci scaldiamo ancora una volta le mani e ci assorbiamo ancora una volta il calore, così. Respira, rilassa le spalle, rilassa il viso. Ok, possiamo fare anche due carezze intorno sul viso così. E adesso per concludere faremo, l'ultima volta abbiamo fatto i 12 massaggi Dien Chan. Oggi invece ti voglio insegnare un nuovo massaggio, sempre della riflessologia Dien Chan, che si chiama Giro Infinito. E questo è l'ultimo massaggio che ci ha insegnato il professore Wui Kwok Chau, che non mi ricordo mai se lo pronuncio in modo corretto. Comunque è l'ultimo massaggio che lui ha insegnato a tutti quelli i suoi allievi che praticano questa disciplina. E serve proprio, diciamo, a rafforzare sempre il sistema immunitario, ma anche per innalzare la temperatura, perché diciamo il virus non ama tanto il caldo e quindi aumentando la temperatura con questo massaggio rafforziamo un pochino il nostro sistema immunitario e combattiamo un po' questo virus. Quindi si fa, lo puoi fare una volta al giorno o anche due volte, tre volte. E devi però ascoltarti perché appunto dicevo che questo massaggio va ad innalzare la temperatura, quindi se già hai tendi ad avere caldo, un viso caldo, basta una volta, ok? Allora, quindi prendi il tuo attrezzino, quindi puoi prendere anche la stanghetta, qualcosa che fa
con cui fare pressione, basta che non graffi e non tagli. Di solito io suggerisco che le donne hanno tutto un pennello da trucco, tipo questo, oppure io uso l'attrezzo proprio di Enchant, che ha una punta che non taglia e non graffia. Allora, vi posizionate, dura pochissimo questo massaggio, neanche un minuto, quindi è molto veloce da fare. Vi posizionate su a metà fronte, proprio attaccati al cuoio capelluto, qua, così. E adesso dal centro andiamo verso destra. Non so se questa è la vostra destra, insomma io vado adesso verso destra e facciamo un giro proprio al bordo. Vediamo se mi vedete. Così facciamo tutto il bordo, così andiamo giù. Facciamo il giro dietro le orecchie, non mi sto ingarbugliando, giro delle orecchie, poi proseguo sempre al bordo del viso, così, premendo, continuo, arrivo qua e faccio il giro dell'altro orecchio, proseguo sempre per il bordo del viso, e ritorno da dove sono partita, ok? Un giro, basta. Poi, secondo punto, sempre da sinistra verso destra, facciamo un giro così, zac, uno, un taglio. Poi, terzo massaggio, sempre partendo dalla sinistra, tiriamo una linea giù e una linea dall'altra parte giù. Poi, quarta postazione, sempre prima sulla sinistra, qua sotto gli occhi, un giro di qua, uno, un giro di qua, due, e ancora sopra le sopracciglia, quindi sempre sulla sinistra, prima, uno, e due. E questo è il giro infinito di Enchant. Basta. Se volete farne come... se vi serve proprio come trattamento o ne avete bisogno, potete farlo anche due volte, tre volte a distanza di 2-3 minuti, ok? Se no, anche una volta sola, se già vi sentite accaldati e comunque avete il corpo caldo e non avete bisogno di alzare la temperatura del corpo. Ok. Vi vediamo cosa intanto avete scritto. Wow, oggi siete in tantissime a seguire, grazie. Allora, intanto mi sistemo un attimo, vediamo cosa state scrivendo. Per le linee nasolabiali, anche questi esercizi che abbiamo fatto servono per le nasolabiali, perché con questo tiriamo su il viso, quindi provvediamo a mantenere i muscoli in alto, perché se questi cedono premono giù e quindi ci vanno a sottolineare e a marcare ancora di più le nasolabiali. Quindi questo ad esempio serve per tonificare la parte alta, quindi i muscoli cranici, temporale, frontale e così via, ma questo esercizio è molto utile proprio per prevenire il cedimento delle guance, ovvero dei muscoli temporali che poi premono sulle guance, che poi premono e cadono in giù. Quindi questo è assolutamente un esercizio. Come lo è anche il lifting del viso. Anche questo cerchiamo di sollevare le guance per non farle cadere giù e quando se cadono giù le guance ci evidenziano ancora di più il naso labiale. Quindi questi sono esercizi anche per le nasolabiali. Poi cosa scrivete ancora? Quando faccio yao mi si formano i segni al lato degli occhi. Probabilmente, Pina, perché fai yao, perché fai così. Io vi dico di non muovere tutto il viso, ma cerchiamo di mantenere questo fermo e solo yao, yao, yao. Io non faccio yao, cioè non schiaccio gli occhi. Questo è importante farlo usando solo la bocca e facendo i movimenti ampi con la bocca, non con tutto il resto del viso. Poi vediamo.
Questo giro infinito serve proprio per rafforzare, è come un po' il linfodrenaggio, solo che qua il professore che ha creato questo metodo di Enchan ha studiato e ci ha proposto questo nuovo massaggio che serve anche per rafforzare il sistema immunitario, per alzare la temperatura del corpo e per combattere anche contro i virus, perché i virus sono... diciamo amano più il freddo e quindi bisogna alzare la temperatura per rafforzare il sistema immunitario. Per il mal di testa, questa zona qua tra le sopracciglia, un po' più in su, qua riflette la testa, una delle zone, quindi qui, oppure qua sulle tempie, quindi puoi massaggiarti sempre con l'attrezzino che abbiamo usato per questo massaggio, puoi premere e probabilmente ti farà male qua qua su, un po' più in alto delle sopracciglia, qua in mezzo, massaggia e premi, perché probabilmente ci saranno delle tensioni lì. Puoi fare così, come se volessi pitturare, dipingere, riempire e colorare questa zona, quindi puoi un minuto fare pressione in quella zona là. Oppure per il mal di testa, anche massaggiare per un minuto qua, questa zona morbida tra il pollice e l'indice, su entrambe le mani, serve anche per il mal di testa. E se vi attiva, se si attiva se vi si corruga la zona tra le sopracciglia quando attivate le palpebre, perché appunto invece di attivare solo le palpebre, adesso c'è un raggio di sole, invece di attivare solo le palpebre fate questo e non va bene, bisogna controllare infatti la muscolatura. Una cosa che ci serve, per cui è molto utile fare yoga facciale, proprio per acquisire sempre più padronanza della mimica e dei movimenti dei muscoli. Infatti se attivi probabilmente è perché non hai ancora padronanza della muscolatura del corrugatore e della fronte, quindi muovi tutto l'insieme. Con la pratica ovviamente riesci pian piano a padroneggiare ogni singolo movimento e quindi quando fai così controlli e non corrughi anche la zona glabellare. Ok, Isa, se il viso è bollente basta solo una volta, quindi se già soffrito un po' di calore basta fare una volta questo massaggio. Se invece volete farlo due volte, tre volte, magari aspettate qualche minuto che si raffreddi un pochino e poi potete farlo. Per il codice a barre c'è sempre, ogni volta che tiriamo in dentro il labbro, per il codice a barre ad esempio anche il lifting del viso aiuta, ma anche quello M che abbiamo fatto, anche quello serve per tonificare le labbra e cancellare, attenuare le rughette sul labbro superiore. Allora, quanti secondi bisogna tenere ogni posizione per fare un buon allenamento quotidiano? Allora, l'allenamento ideale, diciamo, è come questo che lo abbiamo appena fatto, quindi io cosa ho fatto? Ogni esercizio l'ho tenuto per 20 secondi circa e l'ho ripetuto tre volte. Principalmente è così che va fatto anche gli allenamenti all'interno del corso online, sono strutturati in questo modo dove ogni esercizio va tenuto per circa 20 secondi e va ripetuto tre volte, dalle 3 alle 5 volte. Comunque la durata che serve, che è sufficiente per allenare il viso, va dai 10 ai 15 minuti al giorno, quindi non serve allenarvi due volte al giorno da 15 minuti, non serve, anzi si può in alcuni casi anche peggiorare, quindi se i muscoli sono troppo stanchi, se li fai troppo allenare, rischi proprio di peggiorare la situazione, quindi perché esagerare se bastano 10-15 minuti? Ok, qualcuno mi ha chiesto anche, ho pubblicato prima una foto con il gatto che guarda l'allenamento, che me l'ha inviato una mia allieva, e quello è il programma online appunto che ho ideato qualche anno fa
e che è possibile comunque acquistare in ogni momento ed è possibile seguirlo in ogni momento perché appunto i video sono preregistrati e lo puoi seguire dal telefono, dal computer, dal tablet. Basta avere la connessione, quindi una volta che lo acquisti ricevi via email nome utente e password e da lì poi accedi e puoi guardarlo quante volte vuoi, quando vuoi e passo dopo passo impari tutti gli esercizi per ogni singola parte del viso. E dopodiché, una volta terminati gli esercizi, nel senso che una volta che impari tutti gli esercizi di yoga facciale, poi hai anche degli allenamenti, più di 50 allenamenti già strutturati, dove io, come ho fatto adesso, mi alleno insieme a te, quindi non devi preoccuparti di quali esercizi fare, di come farli, di quanto tempo e contare i secondi, perché appunto ci sono io a farlo e ogni giorno c'è un allenamento diverso, così non rischia neanche di essere noioso e quindi tutto questo c'è all'interno questo programma online Viso in Forma. E inoltre i video rimangono a te per sempre, ovvero l'accesso al programma ti rimane a vita, quindi non c'è una scadenza per il momento, almeno non l'ho messa ancora, e quindi se vuoi metto poi il link qua sopra il video, puoi andare a vederti la pagina del corso online. Vediamo se c'è ancora qualche domanda, perché non vedo, ogni tanto quando poi termina la diretta vedo che qualche domanda mi era sfuggita, quindi mi dispiace se per caso a qualcuno non rispondo. Allora. Allora, Miriam, io costantemente male agli occhi, fastidio, pesantezza, ma mi dicono che ho... che l'occhio è sano, può essere dovuto alle palpebre cadenti? Allora, l'occhio è collegato anche col funzionamento, la vista, gli occhi sono collegati anche col funzionamento del fegato, quindi adesso è un buon periodo per iniziare qualche detox, pulizia del fegato, quindi mangiare principalmente anche verdura a foglia verde per rafforzare il nostro fegato e la cistifellea. Quindi non so com'è adesso, se il tuo fegato funziona bene, ecco. Gli occhi e la vista sono collegati anche col funzionamento del fegato. Ma non è online. Anna, certo che è online il corso di yoga facciale. Sulle labbra ho appena detto... Allora, la prossima volta, visto che l'ultimo esercizio che vi mostro, anche perché poi non mi sembra corretto verso chi ha acquistato e comunque chi segue il gruppo in abbonamento, non è corretto verso di loro adesso mostrarvi tutti gli esercizi che io insegno. Ancora l'ultimo esercizio che vi insegnerò la prossima settimana riguarderà il collo, ok? E poi basta, nuovi esercizi. Ci sono esercizi, mi state chiedendo se c'è un esercizio per il doppio mento, se c'è un esercizio per le guance, se c'è un esercizio... Esistono esercizi, uno o più, per ogni singola zona del viso, quindi è possibile allenare veramente ogni parte del viso, dagli muscoli più grandi a quelli più piccoli, quindi esatto, ci sono... Allora, online, sì, non ci sono io, ma è come se fossi adesso qui, anch'io adesso non vi vedo, ma cerco di darvi più indicazioni precise possibili. Quindi, allora, per chi adesso si sta domandando, sì, ma al corso online come faccio io a sapere se faccio gli esercizi in modo corretto o no? È chiaro che io non ti vedo quando sto facendo come stai facendo gli esercizi, come non ti vedo nemmeno adesso se stai facendo bene o no gli esercizi. Diciamo che col video sicuramente è molto più facile farli in modo corretto perché mi vedi, vedi me come li faccio e li fai insieme a me e con lo specchio vicino puoi correggerti e seguire le mie istruzioni. Poi, se per caso dovessi avere qualche dubbio sul fatto se stai svolgendo bene o meno o no gli esercizi, c'è sempre la possibilità di fare una consulenza individuale con me via Skype, dove io proprio ti vedo come fai gli esercizi e ti posso correggere. Nel caso, appunto, dopo che tu hai imparato tutti gli esercizi, se hai qualche dubbio,
faccio sempre anche consulenza via Skype, puoi contattarmi, ci mettiamo d'accordo, prendiamo un appuntamento e lì posso vedere in diretta, ti vedo e puoi mostrarmi come fai gli esercizi. Ma di solito la maggior parte delle persone apprende in modo, non ha dubbi, perché gli esercizi sono spiegati davvero in modo molto chiaro e veramente sono rare le persone che poi vogliono anche la consulenza e la verifica dal vivo. Sì, faccio anche via Skype, certo. Bene, allora direi che per oggi possiamo terminare qua questo allenamento. Come tutti i video, anche questo rimane pubblicato sulla pagina, quindi puoi andare a rifare l'allenamento ogni giorno. E se vuoi invece iniziare un percorso, imparare altri esercizi di yoga facciale, ti ricordo che c'è il programma online. E c'è il link qui sopra, quindi puoi andare a vedere di cosa si tratta. Quindi ti saluto, grazie per aver seguito questa diretta e domani c'è anche una bella puntata. Non ti dico ancora cosa ho riservato per te, ma ti suggerisco di esserci, perché sarà una puntata un po' più di svago, più divertente. Quindi non c'entra niente con lo yoga facciale né niente di impegnativo, ma ci sarà sicuramente molto una puntata molto piacevole di svago, sicuramente anche rideremo, e quindi ti invito a esserci anche domani alle 5:30 sempre qua sulla pagina Viso in Forma. Ti abbraccio, grazie per avermi seguito e a domani, ciao.